Cari ragazzi, benvenuti a questo nostro appuntamento. Oggi parleremo di Ludwig van Beethoven. Sicuramente Ludwig van Beethoven è stato uno dei compositori più ammirati e conosciuti della storia della musica occidentale. Pur avendo attraversato un periodo di oblio alla fine della sua vita, Beethoven è stato considerato un genio della musica già dalla generazione immediatamente successiva alla sua. Beethoven è infatti stato riconosciuto come il genio della musica romantica. L'atteggiamento titanico, l'atteggiamento di colui che come Prometeo lotta contro gli dèi, contro qualcosa di più grande e ne soccombe nella lotta pur di aiutare la comunità, il prossimo, è tipico a tutto il proto-romanticismo. Basta pensare, ad esempio, in letteratura, alla figura di Vittorio Alfieri. Il giovane Beethoven ebbe modo di formarsi dapprima nella sua città natale, a Bonn, dove era nato appunto nel 1770, con alcuni maestri locali. Il più importante di questi è sicuramente Christian Nife. Il vero successo per Beethoven arriva però quando decide di trasferirsi da Bonn a Vienna, capitale culturale del mondo tedescofono, dove incontra e avvia una relazione accademica, una relazione di studi, con Franz Joseph Haydn. Questa formazione nutrita ma limitata del giovane Beethoven ha fatto dire a Giorgio Pestelli, nel suo volume di storia della musica dell'AEDT, dedicato appunto a Mozart e Beethoven, l'infanzia e la formazione di Beethoven sono la versione povera di quella di Mozart. Grazie ai suoi studi, Beethoven avrebbe sicuramente potuto intraprendere qualsiasi sentiero della musica sua contemporanea. Avrebbe infatti potuto dedicarsi al teatro, a Vienna aveva incontrato e conosciuto Antonio Salieri, poteva dedicarsi alla musica sacra, poteva dedicarsi alla carriera concertistica essendo un rinomato e bravissimo pianista. Egli invece, folgorato dall'incontro con Haydn, decide di incamminarsi sulla via dello stile classico. Allievo e primo biografo di Beethoven fu Wilhelm von Lenz, il quale subito dopo la morte del suo maestro propose una periodizzazione tripartita. Questa periodizzazione è stata accettata dalla musicologia sostanzialmente da subito dopo la morte di Beethoven fino ai giorni nostri, tuttora viene riconosciuta e utilizzata, nonostante le critiche che mosse a questa tripartizione di von Lenz il grandissimo Theodor Adorno. Adorno dice infatti che le caratteristiche che fra poco vedremo di questa tripartizione non rispondono pienamente alla realtà musicale di Beethoven, dello stile dell'evoluzione dello stile beethoveniano e pertanto non sarebbero adatte a periodizzarne lo stile. È vero anche però che, pur non accettando tout court la tripartizione di von Lenz, risulta essere particolarmente comoda quando si affronta in maniera didattica la musica di Beethoven. Andiamo a vedere questa tripartizione. Il primo stile che von Lenz ci propone è quello della appropriazione dei modelli. Questo stile va, secondo von Lenz, i suoi confini sono il 1793 e il 1802. Il secondo di questi stili, cosiddetto periodo maturo o anche detto periodo eroico, che va dal 1803 al 1815 e risulta essere al grande pubblico il periodo più noto della produzione di Beethoven. E infine il terzo stile, ovvero quello del superamento dei modelli e della meditazione, che va dal 1816 fino alla morte dell'artista che si colloca nel 1827. Nel primo periodo Beethoven, abbiamo detto, imita i suoi modelli. Il suo modello principale è Haydn, suo grande maestro del periodo viennese. In questo periodo la personalità individuale di Beethoven comincia a fare capolino, ma dobbiamo riconoscere che la somiglianza con l'ultimo Haydn è incredibile, tanto che spesso si potrebbe generare una quale confusione nell'ascoltatore poco avveduto che non conosce bene il repertorio ed è facilissimo confondere i due autori. Nonostante questo, nel periodo di appropriazione dei modelli, Beethoven impara a utilizzare la forma sonata della quale poi vedremo sarà un rivoluzionario assoluto. La somiglianza con Haydn può essere percepita bene in una sonata per pianoforte di questo periodo, la sonata in fa minore numero 1, opera 2. Di quest'opera ne potete ascoltare una bella versione a questo link oppure cercandola in alto fra le schede.
Intorno al 1796 Beethoven acquisisce la consapevolezza della sua sordità. La sordità di Beethoven fu una sordità degenerativa, ovvero sia Beethoven si accorge di star perdendo l'udito, non lo perde tutto in una volta, né nasce sordo. Lo sconforto per questa presa di coscienza, per questa realtà che Beethoven deve affrontare e dovrà affrontare nel futuro, lo inducono a scriverci durante una permanenza fuori città ad Heiligenstadt un documento, una lettera aperta ai suoi fratelli, che noi conosciamo come Testamento di Heiligenstadt, nel quale Beethoven sembra addirittura pensare al suicidio. Cura a questi cattivi pensieri, cura all'idea del suicidio, è però per Beethoven la musica che lo spinge ad andare avanti e proseguire la sua strada di compositore, nonostante il gravissimo handicap della sordità. Nel 1802 Beethoven esprime infatti la sua volontà di intraprendere una via nuova. Dice Beethoven: tutto quello che ho composto oggi non mi piace, devo intraprendere una via nuova. Per quanto riguarda il secondo e il terzo periodo dello stile di Beethoven, noi affronteremo soltanto il repertorio sinfonico in questa sede. Un po' perché siamo costretti a fare una selezione all'interno del grandissimo repertorio beethoveniano, un po' perché sicuramente il repertorio sinfonico è quello più noto al grande pubblico e per il quale Beethoven è conosciuto dai più. La svolta dal primo al secondo periodo avviene nel 1803, abbiamo detto, proprio grazie a una sinfonia, la terza sinfonia, detta Sinfonia Eroica. La Sinfonia Eroica porta con sé tutte le caratteristiche di questa nuova via che Beethoven intendeva intraprendere. La nuova via corrisponde per Beethoven a un superamento della forma sonata rigidamente intesa, che aveva imparato da Haydn, e che qui invece diventa una forma più fluida, in cui il materiale musicale non è più dato con una certa rigidità e poi sviluppato negli episodi successivi, ma sembra autogenerarsi da una singola idea, e questa è la lezione haydniana, sembra generarsi appunto da questa piccola idea e svilupparsi di continuo all'interno poi di una forma sonata più fluida, più elastica. Nonostante questa elasticità, è forte il dualismo fra i due temi della forma sonata. Si afferma definitivamente l'idea di un primo tema più forte, più vigoroso, e di un secondo tema invece più cantabile. Karl Dalaus, che è stato interprete studioso di questa nuova via della produzione beethoveniana, indica fra le caratteristiche di questo secondo periodo una fortissima voglia da parte di Beethoven di comunicare con il suo pubblico, atteggiamento che Dalaus chiama esoterismo. La Sinfonia Eroica viene originariamente dedicata a Napoleone Bonaparte, che gli uomini che vivevano all'inizio dell'Ottocento vedevano come il liberatore, l'incarnatore degli ideali della Rivoluzione Francese. Quando però Napoleone si autoincoronò imperatore dei francesi, dimostrando di essere sostanzialmente un uomo di potere, come ce n'erano stati tanti, Beethoven si indigna e cancella fisicamente la dedica dal frontespizio della partitura della sua terza sinfonia, sostituendolo con la dicitura «all'avvento di un grande eroe». Il soprannome di questa terza sinfonia, Eroica, appunto, dipende un po' da questa dedica «all'avvento di un grande eroe», un po' da alcune caratteristiche musicali che possiamo riscontrare nella stessa. L'atteggiamento ideologico che sta dietro alla terza sinfonia è estremamente evidente ed è quello di cui parlavamo all'inizio. Ci sono infatti alcuni rapporti con il balletto Le creature di Prometeo e sicuramente a farla da padrona in questa sinfonia è l'idea del titanismo. Molto tipico in questo senso è l'inserimento nel secondo movimento, quello che tradizionalmente nelle sinfonie è il movimento lento, di una marcia funebre dedicata appunto alla memoria dell'eroe che si è sacrificato per la comunità. In questa marcia funebre compaiono alcuni elementi molto tipici dell'eroico musicale: la solennità del fugato, innanzitutto, la presenza di ritmi puntati che danno l'idea del marziale e l'imitazione nell'orchestrazione da parte degli archi del rullo di tamburi. Della terza sinfonia ne potrete ascoltare una bella esecuzione a questo link, oppure sempre cercandolo in alto fra le schede. Opera sinfonica più nota del secondo periodo della produzione beethoveniana è però sicuramente la Quinta Sinfonia, o quantomeno il primo movimento della quinta, il suo allegro iniziale. La Quinta Sinfonia è il trionfo delle regole concettuali del classicismo viennese.
Essa infatti prende le mosse da un'unica idea piccolissima, tre crome. Queste tre crome sembrano il bussare alla porta, tanto che alcuni critici hanno soprannominato la Quinta Sinfonia il destino che bussa alla porta. Tutta la costruzione del primo movimento della Quinta Sinfonia si basa su questo motivo di tre crome che poi cadono su una nota successiva. Si basa su questo l'intero primo tema, ovviamente. Si basa su questo anche parte dell'accompagnamento del secondo tema, che invece sembrerebbe avere decisamente un approccio più cantabile, come appunto abbiamo detto è tipico in Beethoven. Della Quinta Sinfonia straconosciuta, strafamosa, potrete ascoltarne una bella esecuzione a questo link, oppure, come sempre, cercandolo sotto le schede. Costretti qui a fare una selezione, lasciamo al vostro personale ascolto, alla vostra personale iniziativa, la Sesta Sinfonia, soprannominata Pastorale, che esprime l'amore romantico per la natura, per l'immersione nella natura, e mostra alcuni primi esperimenti formali da parte di Beethoven, e la Settima Sinfonia, in cui Beethoven ci mostra una maturità nella gestione del gesto tematico all'interno del primo movimento. Alla fine della sua vita, nel terzo periodo, Beethoven, dal punto di vista sinfonico, produce soltanto una sinfonia. Una sinfonia che però è divenuta un monumento musicale vero e proprio. La Nona Sinfonia. La Nona Sinfonia è stata per Beethoven un'avventura molto lunga. La sua composizione, infatti, occupa ben 9 anni della vita del compositore, dal 1815 al 1824. La Nona Sinfonia è un'opera estremamente articolata, che mostra al suo interno una serie di novità formali non indifferenti. Se andiamo a vedere lo schema formale della Nona Sinfonia, vedremo infatti subito una prima novità macroformale. Come vedete, il secondo movimento, anziché essere il tradizionale tempo lento, è stato sostituito con uno scherzo, movimento che di solito si trova al terzo posto nelle sinfonie beethoveniane. Il movimento lento, l'adagio molto e cantabile, invece, vedete, è stato messo al terzo movimento. La Nona Sinfonia è caratterizzata da una fitta rete di rimandi interni che tengono insieme l'opera. Le precedenti sinfonie di Beethoven, infatti, possedevano in comune sostanzialmente un'intenzione narrativa che portava l'ascoltatore da una situazione di disagio iniziale, pensate alla quinta che comincia in do minore con il destino che bussa alla porta, e poi attraversando il secondo e il terzo movimento approdava a un quarto movimento speranzoso, normalmente in tonalità maggiore, la quinta finisce infatti in do maggiore. Il primo movimento della Nona Sinfonia non è nient'altro che una forma sonata, come la tradizione vuole. Questa forma sonata però ci appare più complessa, ovviamente, rispetto alle precedenti, e decisamente più fluida. Il suo attacco, il suo tema principale, si forma con un'aggregazione sonora che nasce come dal nulla. L'inizio della Nona Sinfonia, infatti, si fonda su una piccolissima idea, come l'eredità classica vuole, che piano piano viene presa dall'intera orchestra, che si aggrega in degli accordi terribilis, molto simili a quelli dell'Overture del Coriolano, del periodo eroico di Beethoven, che sembrano sempre tornare sul destino che sconfigge l'uomo. Lo sviluppo di questa forma sonata è ovviamente estremamente complesso, fatto di fugati e modulazioni. Molto interessante è la ripresa, che qui non avviene di peso come dovrebbe essere in una forma sonata tradizionale, ma avviene semplicemente per citazioni, per rimandi alle idee tematiche. L'allegro iniziale è un allegro, per modo di dire, un allegro dal temperamento eroico, lievemente malinconico, il che dovette far credere a Beethoven che non fosse necessario subito dopo un tempo lento, ma piuttosto ci volesse lo stupore di uno scherzo. Il secondo movimento è appunto uno scherzo tripartito con trio ma bitematico, per cui abbiamo anche un vago ricordo dell'originale minuetto che Beethoven aveva sostituito nelle sue sinfonie appunto con lo scherzo. Lo scherzo della Nona Sinfonia, famosissimo, rappresenta invece un guizzo musicale di estrema positività. Dopo lo scherzo si approda al terzo movimento, il tempo lento, questa volta che arriva atteso sia dall'ascoltatore che dagli interpreti. Questo tempo lento, posto prima del gran finale, prima del quarto movimento,
servirà poi anche da slancio per rilanciare proprio il finale. L'idea tematica del terzo movimento si fonda su un salto di quinta già presente nei primi due movimenti, il che appunto ci dimostra questa unitarietà del materiale musicale all'interno dell'intera sinfonia. È un movimento denso di sensibilità romantica, denso di Sehnsucht, è composto da un primo tema più lirico, più cantabile, e da un secondo invece più agitato, più animato. Passato questo momento romantico, questo momento lirico all'interno della sinfonia, Beethoven è pronto per scatenare tutto il suo arsenale nell'ultimo movimento della sua ultima sinfonia. Il quarto movimento si apre con un ricordo dei precedenti movimenti, novità assoluta nelle sinfonie di Beethoven, ma nelle sinfonie in assoluto, che dimostra definitivamente l'uso di rimandi tematici interni alla sinfonia tout court. Sentiamo infatti i temi del primo movimento, dello scherzo e del terzo movimento, dell'andante, inframmezzati da un recitativo dei bassi. Questo recitativo viene a interrompere, borbottando, tutti i temi precedenti. Il significato di questo recitativo ci arriva quando, alla fine, lo stesso recitativo, la stessa sequenza di note, viene finalmente cantata da un solista. Ulteriore novità della nona sinfonia è infatti l'inserimento delle voci, cosa che Beethoven aveva già sperimentato nella sua Fantasia corale, un brano per coro, solisti, pianoforte e orchestra. Il baritono solista che irrompe, imitando il recitativo dei violoncelli e dei contrabbassi, dice: non più amici questi suoni, ma ben altri nuovi dobbiamo cantare. Questo ci fa comprendere come i primi tre movimenti della nona sinfonia non siano altro che delle soluzioni che Beethoven propone alla questione che lo affanna da una vita. La questione è ovviamente quella che sta al centro del suo atteggiamento titanico, ovvero sia, è giusto che l'uomo, che l'individuo combatta contro qualcosa di più grande di lui per ottenere una gioia superiore? Beethoven nei primi tre movimenti ci restituisce la risposta eroica a questa domanda, per cui la certezza che bisogna combattere rischiando di perire, e la risposta romantica, quindi la risposta data dalla sensibilità più moderna. Eppure non è soddisfatto, tanto che prima gli archi bassi e poi il baritono solista interrompono queste soluzioni chiedendone una nuova. Giunge finalmente l'ultimo tema di questa sinfonia, un tema straconosciuto che noi chiamiamo Inno alla Gioia o Ode alla Gioia, come il titolo della poesia vuole. L'Ode alla Gioia di Schiller è una poesia assolutamente intrisa di ideali illuministici. Si inneggia infatti all'unità degli uomini sulla terra, all'unità dei popoli che lottano insieme e che insieme sono in grado di sconfiggere questo destino crudele. Beethoven fa proprie queste idee musicando questa poesia di Schiller. La musica che Beethoven gli dedica è una musica estremamente innologica, fatta di gradi congiunti, una melodia facile da cantare, senza una grande estensione. Insomma, è il tipico inno che può essere approcciato da chiunque. Una seconda parte di questo quarto movimento è occupata da alcune variazioni sul tema dell'Ode alla Gioia. La prima, la più nota forse di queste variazioni, è quella soprannominata variazione turca. Nella variazione turca prende la parola il tenore solista, che viene accompagnato da un piccolo gruppo dell'orchestra che simula una banda militare di giannizzeri, appunto una banda militare turca, che sfila davanti agli ascoltatori. Beethoven crea questo effetto con delle dinamiche di crescendo e diminuendo e grazie all'utilizzo di alcuni strumenti tipici delle bande militari, come ad esempio l'ottavino e i piatti. A seguito abbiamo una seconda variazione molto importante, una variazione strumentale che si basa su un fugato, che suggerisce a noi ascoltatori questa idea di comunità che insieme si muove con un'unica idea a formare una maestosità musicale. Una terza parte di questo quarto movimento è occupata dalla cosiddetta preghiera. È una zona estremamente solenne in cui il coro viene utilizzato da Beethoven secondo gli stilemi della musica liturgica, della musica sacra. La preghiera che si trova nel testo di Schiller e che Beethoven a questo punto sta musicando è una preghiera dal sapore vagamente
cristiano, sicuramente monoteista, che parla di un padre che dal cielo ci osserva e ci protegge. È chiaro però che le intenzioni tanto di Schiller quanto di Beethoven non sono così propriamente religiose. Essi infatti pensano più a un'etica comune che non a una vera e propria religione. La quarta parte, l'ultima parte di questo movimento, è proprio il gran finale in cui Beethoven scatena tutto il proprio arsenale di orchestratore, concludendo con un pirotecnico fugato. È interessante notare come il quarto movimento della Nona Sinfonia, oltre ad avere dei fortissimi richiami a tutti i movimenti precedenti, costituisca quasi una piccola sinfonia a sé stante. Possiamo infatti immaginare l'esposizione dei temi iniziale, l'arrivo del tema dell'inno alla gioia, come fosse un allegro di sinfonia, appunto un primo movimento. Possiamo percepire poi la zona delle variazioni, come fosse lo scherzo di questa sinfonia, la zona espressiva del coro, la zona della preghiera, come se fosse il tempo lento, il corrispondente del tempo lento di una forma sinfonica, e infine la conclusione pirotecnica, il gran finale, come se fosse appunto il finale della sinfonia. La Nona Sinfonia, in altre parole, è un vero e proprio monumento all'unità. Essa infatti possiede una sua unità interna nella gestione del materiale musicale e inneggia sicuramente all'unità fra i popoli e fra gli esseri umani sulla Terra. Se ne accorse con grande chiarezza il pittore Gustav Klimt quando si trovò ad adornare l'interno della casina della Secessione a Vienna proprio con un fregio che ricordava la Nona Sinfonia, fregio nel quale egli rappresenta l'umanità che si ritrova unita grazie alle opere di questo eroe in un universale abbraccio. Della Nona Sinfonia vi suggerisco una bellissima versione che ho imparato a conoscere e ad amare recentemente grazie all'amico e collega Nino Faro, diretta da Ferenc Frickschei, che potete trovare a questo indirizzo, quantomeno il primo movimento e poi gli altri saranno a seguire suggeriti da YouTube oppure sotto le schede come sempre. La letteratura su Beethoven è ovviamente sterminata, esistono una quantità di saggi e di opere fondamentali che non posso qui elencare tutte. Vi raccomando come titolo Beethoven di Meinhard Solomon, che sicuramente fra questi è un titolo di tradizione imprescindibile. Bene, nella speranza di essere stato chiaro per quanto succinto e di non avervi annoiati, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.